amici del canale, un saluto a tutti quanti da Malik Patrick e vi do il benvenuto in questo breve video per farci gli auguri di buona vigilia di Natale. Come vedete oggi ho messo un outfit un po' simpatico, insomma, un po' a tema. Allora, volevo fare un breve video e poi c'è ovviamente uno spezzone dove ho fatto la lezione con il mio allievo, i momenti più salienti, così vi guardate un po' dei movimenti della spada per quanto riguarda il Kenshi Doryo, la scuola della via dell'arte della spada, e vi vedete un po' quello che faccio quando faccio lezioni, quindi comunque per darvi un po' un'infarinatura. Poi piano mano pubblicherò le lezioni che mano a mano quando le faccio le registro, così potete vedere come si svolge, quello che insegno, i principi ovviamente interni legati soprattutto all'arte della spada. E sia spada, ovviamente io mi concentro molto sulla spada del Kenjutsu, perché effettivamente nasce come una forma di scherma legata, dove si ispira sostanzialmente al Rinoshoti Miyamoto Musashi, il Kenshudo, e quindi ovviamente prende molti principi della cultura giapponese. Però ovviamente ci sono anche nozioni della scherma, molte nozioni e l'utilizzo delle armi della scherma occidentale, dato che comunque provengo dall'arma delle scrime. Quindi diciamo un po', ci saranno tanti contenuti interessanti, la spada cinese, armi ovviamente del ninjutsu, perché ovviamente prende molto ispirazione soprattutto ai trattati del ninjutsu, dato che comunque ho avuto modo di studiare lo Shaolin e altri tipi di trattati. Quindi diciamo che il Kenshudo è un ibrido, uno stile ibrido, e quindi di conseguenza si basa su tanti principi di diversi tipi di arti marziali. Allora, quindi ci saranno tanti video, quindi mano a mano nelle lezioni vedrete pubblicare i video che quest'anno, diciamo, ho girato per voi. E quindi ci saranno tante novità, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, ovviamente per supportare il canale nella crescita, nell'aumento della community, perché finora in questo anno è stato veramente una sorpresa vedere il canale crescere in questo modo. Allora, volevo fare un saluto, un ringraziamento a tutti gli amici che hanno finora, i miei parenti, la mia ragazza, tutti i miei amici, i miei fratelli, i miei amici che loro sanno chi sono. Ovviamente mi hanno supportato finora nel canale con i consigli di che cosa parlare, come impostare i video, perché io ascolto anche molto ovviamente i consigli delle persone che mi sono vicino. E detto questo, il canale ha preso una buona via, sta prendendo. Ho visto che recentemente soprattutto sta aumentando ovviamente le visualizzazioni, stanno aumentando gli amici iscritti. Questo per me è un motivo proprio di felicità, perché vuol dire che il lavoro che sto facendo è un lavoro molto importante, è un lavoro ben apprezzato. Ho sempre fatto anche video spesso a tema dove ci siamo in quest'anno schermiti un po' con gli haters e i leoni da tastiera che spesso criticavano l'operato del canale Malik Patrick, quindi tanti commenti che sono stati offensivi io non li ho pubblicati e mi ci sono fatto ovviamente una risata sopra, ragazzi, perché bisogna anche, vedete, al mio outfit, prendersela un po' in modo più scherzoso nella vita, perché ci sono cose veramente peggiori che possono accadere a chiunque. E quindi ripeto, come è stato un anno un po' particolare per me, tante cose mi rimbarzano sostanzialmente, quindi mi sono fatto due risate, ho risposto ovviamente alle frecciatine, ai vari commenti degli haters che commentavano, che poi erano troll generalmente, però ovviamente l'ho lasciata morire là, perché poi ovviamente non voglio annoiare e tediarvi ovviamente a voi che siete il pubblico che ascolta e ha piacere dei miei contenuti per quanto riguarda le arti marziali, annoiarvi ovviamente con i miei video di risposta agli haters. Cioè, questo non è un canale polemica, ma è un canale che nasce per la divulgazione della cultura marziale, principalmente di quello che faccio poi io soprattutto. Parlo ovviamente anche di storia, di filosofia, dei video della serie Samurai, che ovviamente ho interrotto un pochino, anche perché avevo detto che breve finirà. Magari più che finirà gli farò prendere una via diversa, parleremo sempre di cultura giapponese, di storia per quanto riguarda la storia del Giappone, le battaglie, però voglio orientare anche un po', questo per farvi un po' uno spoiler, verso le battaglie più famose. Quindi abbiamo trattato finora i samurai più importanti, devo finire di trattare qualche personaggio ancora, poi siccome ce ne sono tanti, ce ne sono, e ho cercato di menzionare i più importanti,
e cercherò ancora qualcuno che ancora non ho trattato e poi ci orienteremo a parlare magari delle battaglie. Quindi per quanto riguarda i video storici mi oriento su quello. Però ovviamente voglio concentrare le mie energie molto di più sui video del Kenshudo. Quindi tante lezioni che sto facendo con mio allievo Beniamino verranno ovviamente poi ovviamente caricate in momenti più salienti, più che altro per farvi capire, come dicevo, che cosa io insegno, che cosa noi facciamo nella nostra scuola, dall'uso delle armi, dallo studio praticamente dell'arte marziale mia a mani nude, quindi non soltanto tutto quello che con le armi, che viene estratto dalle armi, viene poi riportato ovviamente a mani nude, che è la cosa più importante, perché poi tante persone si vogliono concentrare magari a mani nude. Diciamo, io ho detto è la cosa più importante per voi, io dico sempre le armi hanno la massima importanza, quindi per me l'arte marziale nasce da qua, nasce da qua perché è nascosto tutti i principi, però poi giustamente la cerchiamo anche di adattare ad un contesto magari un po' più sportivo, ok? Quindi magari cerchiamo di estrapolare i principi antichi che sono nascosti dietro le armi per adattarli a un contesto anche più moderno, quindi il tradizionale sostanzialmente si va ad evolvere e diventa, cioè la tradizione che noi la rispettiamo diventa ovviamente poi evoluzione, che è un po' quello che poi tanti anni fa predicò Bruce Lee di fare, diciamo, ma in realtà tutti quanti i grandi maestri della storia hanno sempre cercato l'evoluzione nell'arte marziale, di non fare in modo che rimanesse sempre statica laddove era, perché tutto quello che noi creiamo, tutto quello che noi facciamo non è altro che una piccola idea, parte dalla nostra esperienza personale, poi nel corso del tempo si evolve perché magari passa di persona in persona e dato che ogni persona ha le sue esperienze personali, quella idea di partenza migliora e diventa praticamente un qualche cosa che muta in continuazione. Quindi in realtà l'arte marziale si evolve con il passaggio di persona in persona, perché in questo meraviglioso mondo tutte le persone che noi incontriamo, tutte le persone che conosciamo, con cui ci rapportiamo, da cui magari anche che non ci sentiamo più, non ci parliamo più, perché magari sono persone con cui la nostra vita ha incrociato un periodo della nostra storia, poi le strade si sono divise, ci hanno comunque lasciato qualcosa, e questo è importante ovviamente. Poi tutto il lavoro dell'evoluzione sta a noi farlo, ecco, questo è molto importante. Anche le stesse critiche, che io ad esempio spesso mi vengono, o addirittura le offese, quello che volete, perché magari dietro l'offesa c'è una critica, c'è un pensiero di una persona che magari la pensa in modo diverso, perché lui ha fatto un altro percorso, magari spesso tanti meno l'hanno fatto, però io cerco sempre di prendere quello che mi viene detto, dico vabbè, vediamo un po' di che cosa si tratta, e ovviamente io faccio più esperienza. Quindi anche le critiche, soprattutto, spesso aiutano a crescere. Ecco, il canale Malik Padrik si basa soprattutto su questo. L'unica cosa che spesso, diciamo, su cui sono poco tollerante è ovviamente la mancanza di rispetto. Quindi questi sono i progetti per cui il canale Malik Padrik nasce, i progetti del prossimo anno. Io vi auguro ovviamente buone festività di Natale, passate serenamente, non dimenticate mai di allenarvi sempre, non lasciate mai l'allenamento, soprattutto quando mangiamo un po' di più, perché ovviamente mangiare sì, ma bisogna comunque poi, io ho bisogno di muovermi per esempio, come sono fatto io, e comunque sempre andate avanti in qualsiasi percorso state facendo, non mollate mai, non vi arrendete mai, perché comunque qualsiasi percorso fate, da marzialista vi parlo, che può essere mirato a qualunque tipo di contesto, la costanza, la perseveranza anche nei momenti più difficili è quello che ovviamente ci fa andare avanti. Io ho visto il mio canale crescere anche in momenti ho visto momenti bui del canale in cui non si saliva, non vedevo aumentare i follower, io li chiamo follower, li chiamo amici del canale più che altro, però sono persone, i follower sono persone che seguono il canale, che hanno piacere di vedere i contenuti che pubblico, hanno piacere di ascoltare queste cose. I primi anni è stato molto complicato, ho fatto affidamento soprattutto alle mie forze, mi ha aiutato qualcuno in un periodo, poi non c'è stato più qualcuno ad aiutarmi, mi hanno aiutato tutti gli amici che mi sono stati intorno, comunque ho fatto veramente tanta fatica e sono molto molto contento anche per il piccolo risultato che ho raggiunto, cercherò ovviamente sempre di dare il massimo. Quindi comunque il canale Malik Padrik si basa soprattutto
sulla perseveranza, che è, diciamo, il principio che voglio trasmettere anche a voi. Detto questo, cari amici, io vi lascio a un contenuto, ovviamente un video, diciamo, di i momenti più salienti delle ultime lezioni che ho fatto, diciamo, questo mese, perché è stato un ritorno del mio allievo storico, che ha voluto cominciare a praticare Kenshudo, è una cosa che mi ha fatto molto contento. Quindi vi auguro ovviamente buone festività di Natale. Ricordatevi, qui dentro in questo canale non siete follower, ma siete amici del canale. Io dico sempre amici del canale perché ovviamente questa è una community che ovviamente io sto creando, ma dove siamo persone sostanzialmente, perché io vedo i follower più che altro come numero. Voi non siete un numero, sono persone che effettivamente quando hanno fatto l'iscrizione l'hanno fatto per supportarmi e con cui mi sono anche rapportato, okay? Quindi si sono creati anche comunque legami di amicizia con persone che ci si sente ogni tanto e comunque apprezzano il contenuto che viene portato. Per loro è un insegnamento, per tante persone, quindi viene molto apprezzato spesso e sono molto molto grato di questo, perché per me comunque nel mio piccolo, in quello che cerco di fare, per me vale tanto, vale. Questa è una cosa importante. È un più bel regalo di questo Natale, è stato proprio vedere soprattutto la community crescere sempre di più. Quindi io vi invito sempre, se è la prima volta ovviamente che venite che siete su questo canale, il canale Malik Patrick, iscrivetevi al canale, vi raccomando. Il canale è un canale dove si parla di arti marziali, di Kenshudo Ryu, il mio sistema. Ovviamente parlo anche di tutto il contesto marziale, quindi di tutto quello che ho fatto, di anche quello che vedo, dello sport. Quindi è un canale veramente vasto, ragazzi, quindi vale la pena cercare di aiutare il canale alla crescita. Comunque diventa una community anche per voi, quindi comunque ci sono tante novità sull'attualità, su tutto, e quindi comunque anche per voi potete studiare sui contenuti che io posto, quindi potete utilizzare tranquillamente, a me fa soltanto che piacere. E quindi questo è il più bel regalo di Natale. Il regalo è ovviamente vedere la comunità che cresce e ovviamente l'affetto, soprattutto l'affetto delle persone che comunque apprezzano quello che io faccio, perché comunque per me le arti marziali sono una fonte di vita, cioè senza di queste io non riuscirei proprio, non avrebbe senso soprattutto vivere. Detto questo, cari amici, io vi ringrazio, vi lascio al video, ci vediamo direttamente col nuovo anno, quindi con questo video vi auguro anche gli auguri di buon anno, quindi buona vigilia di Natale, buon Natale e buon anno nuovo, e ci vedremo subito direttamente il nuovo anno con nuovi contenuti, tante novità, tante cose nuove, tanti video a tema. Continueremo soprattutto le playlist che ho già fatto, quindi andare avanti con quanto riguarda lo Xing Yi, Wing Chun, quindi tante cose, la serie Samurai, quindi ce ne sono tanti di video che devono essere pubblicati e non aspettano altro che voi. Detto questo, un saluto da Malik Patrick e ci vediamo direttamente il prossimo anno. Buon Natale!